pagina 3 del libretto, la novena in onore di Sant'Angelo d'Acri. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Considerazione. Consideriamo Sant'Angelo che, attratto dalla chiamata di Dio, lascia il mondo per dedicarsi esclusivamente al suo servizio. Ragazzo riflessivo e devoto, più di una volta aveva meditato sulla preziosità dell'anima,
destinata ad essere compagna degli angeli in paradiso. La vita religiosa si presentava alla sua mente come il mezzo più idoneo ad operare la sua santificazione, sicché quando padre Antonio da Olivadi predicò la Quaresima ad Acri, fu certo che Dio lo chiamava e senza esitazione lasciò la mamma, il paese di origine, gli amici e partì per il convento di Belvedere Marittimo per farsi frate cappuccino. Si era preparato al grande passo con piena consapevolezza. Conosce le rinunce che lo attendono, sa che dovrà vivere una vita austera e penitente, ma non si spaventa. Abbandona tutto ciò che possiede di più caro e si veste della ruvida lana, cinge l'aspro cordone dei figli di San Francesco e cambia perfino il nome di Luca Antonio in quello di Angelo. O giovane veramente beato e felice, un giorno uscirà dalla cella e, simile all'angelo veduto da Giovanni nell'Apocalisse, predicherà con gran voce ai popoli la parola della salvezza. Che per intercessione di Sant'Angelo il Signore susciti fra i giovani tante vocazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A pagina 12, insieme la preghiera in onore di Sant'Angelo d'Acri. A te, glorioso Sant'Angelo, che hai fatto risplendere nella tua vita la viva immagine di Cristo, vogliamo affidare noi stessi, le nostre famiglie e tutte le nostre intenzioni. Tu che sei stato apostolo instancabile nella predicazione e strumento della divina misericordia verso i fratelli, ottienici dal Signore con la tua intercessione la grazia di rinnovare continuamente noi stessi secondo la parola del Vangelo, perché pieni di fede, speranza e carità possiamo testimoniare sempre e ovunque la gioia di appartenere a Cristo ed essere Suoi discepoli. La Vergine addolorata, Madre dei bisogni, che ha sempre sorretto e guidato il Tuo cammino, accompagni i nostri passi, affinché in tutto glorifichiamo il Signore, al quale con il Padre e lo Spirito Santo sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Fra i beati ha scritto: soccorri ai nostri mali, noi miseri mortali, te noi preghiam qua giù. Prega per noi quel Dio che ci governa e regge, e santa la sua legge, dare le tue virtù, e santa la sua legge.
sull'altare, t'ammira il cittadino, vorrebbe te vicino, per sempre Dio loda. Prega per noi quel Dio che ci governa e regge, è santa la sua legge, rare le tue virtù, è santa la sua legge, rare le tue virtù. O Sant'Angelo, dal profondo del nostro cuore debole e infelice, ci rivolgiamo a te per chiedere aiuto. Noi non ti domandiamo beni di questo mondo, perché questa domanda non è adatta a coloro che stanno sotto la bandiera della croce. Noi ti domandiamo invece la carità e il verace amore di Dio e del prossimo. Tu che hai sempre contemplato, dalla tua nascita al tuo ultimo respiro, in maniera ardente, l'amore grande di Dio, aiutaci ad averlo in dono da colui che te lo concesse. Liberaci da ogni passione disordinata, affinché il nostro cuore, guarito interiormente, diventi buono ad amare Dio e il prossimo nella maniera evangelica. Vogliamo che in noi, per tua valida intercessione, regni l'amore per Gesù Cristo e non per le cose della terra, così da essere spronati a desiderare cose più perfette e più degne per il nostro futuro. Tu sai bene che nulla è più dolce dell'amore che ti domandiamo, nulla è più sublime, nulla è più giocondo, nulla più espansivo, nulla migliore di te nel cielo. Noi siamo oppressi dalle tentazioni e domandiamo a te l'amore che non sente nessun peso, che corre sempre, perché sempre giubila ed è sempre nella gioia che sgorga dal cuore stesso di Dio. Fa che possiamo spanderci nell'amore di Dio e del prossimo, o dolce nostro santo, affinché possiamo gustare con l'intera bocca del nostro cuore che nettare e soave sia questo amore e come è delizioso vivere di questo amore. Fa che noi, per essere veramente felici in terra e beati in cielo, amiamo Dio in noi e noi e gli altri solamente in Dio, come ci viene richiesto dalla dolcissima legge dell'amore verace e perfetto. Così facendo saremo tuoi devoti in questa vita e poi tuoi compagni in cielo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. O tu che fosti angelo di nome nelle opere, la santa croce del Signor ti rese sempre intrepido. Or tu che sei tra gli angeli, da Dio Padre ottienici i doni dello Spirito ed il soffrir del suo Figliuol. O tu che ogni or sollecito a convertire i peccator, sollievo desti ai miseri, da infermità e vizio.
sei tra gli angeli, da Dio Padre ottienici i doni dello Spirito ed il soffrir del suo Figliuol. Sia lode al Padre Altissimo, al Figlio, al Santo Spirito, al Dio Trino ed Unico, nei secoli sia gloria. Or tu che sei tra gli angeli, da Dio Padre ottienici i doni dello Spirito ed il soffrir del suo Figliol. Prega per noi, Sant'Angelo d'Acri, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che a Sant'Angelo tuo confessore desti la grazia di richiamare a penitenza i peccatori con la predicazione e i prodigi, concedi a noi per i suoi meriti e le sue preghiere la grazia di degnamente piangere i nostri peccati e di conseguire la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Di questa sera pregheremo per i nostri fratelli e sorelle defunti Pasquale, Pina, Antonietta, Felicetta, Agostino, Domenico, Peppino, Filomena, Antonio, Antonietta, Luigina, Giuseppe, Giovanni, Rosa, Pasquale, Immacolata, Giuseppe, Pasquale, Antonio, Valentina, Demetrio, Rosaria, Vincenzo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, benvenuti a tutti a questa celebrazione eucaristica nella 30ª domenica del tempo ordinario e nel 3° giorno del novenario in onore di Sant'Angelo. Saluto con particolare cordialità le sorelle e i fratelli dell'OFS di Curinga, le coppie di fidanzati che si preparano a celebrare il loro matrimonio, tutte le famiglie e coloro che a piedi si sono recati in pellegrinaggio nella nostra basilica dalla frazione di San Giacomo. A tutti voi grazie per aver scelto di celebrare insieme a noi il giorno del Signore. E in questa domenica, Pasqua della settimana, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio onnipotente e fonte e origine della vita, benedici quest'acqua con la quale saremo aspersi, fiduciosi di ottenere il perdono dei peccati, la difesa da ogni malattia e dalle insidie del maligno e la grazia della tua protezione. E fondi con particolare abbondanza la tua benedizione su tutti i fidanzati e su tutte le famiglie, e fa che i suoi membri, uniti dal dono dell'amore, siano ferventi nello spirito, assidui nella preghiera, premurosi nel reciproco aiuto, solleciti alle necessità dei fratelli, testimoni della fede in parole e opere. Nella tua misericordia dona a tutti noi, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo dell'anima e del corpo, possiamo venire a te con cuore puro e rinnovato. Per Cristo nostro Signore. Sempre,
giorno hai sentito nascere Dio nel tuo seno, donaci giorni felici, Cristo in noi. In mezzo alle nostre case, in mezzo ai nostri campi, tu sei Signore, fratello fra noi. In mezzo alle nostre case, in mezzo ai nostri campi, tu sei Signore, fratello fra noi. In mezzo alle nostre case, in mezzo ai nostri campi, tu sei Signore, fratello fra noi. In mezzo alle nostre case, in mezzo ai nostri campi, tu sei Signore, fratello tra noi. In mezzo ai nostri campi, in mezzo alle nostre case, tu sei Signore, fratello fra noi. In mezzo alle nostre case, in mezzo ai nostri campi, tu sei Signore, fratello fra noi. Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli ed in terra pace agli uomini amati da.
solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Ave. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini amati dal Signore. Preghiamo. O Dio, che sempre ascolti la preghiera dell'umile, guarda a noi come al pubblicano pentito e fa che ci apriamo con fiducia alla tua misericordia, che da peccatori ci rende giusti. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza. La sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminare dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Alleluia.
riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Gesù Cristo, sempre sia lodato. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene a tutti, benvenuti e soprattutto grazie perché ogni anno onorate la figura di Sant'Angelo, no? Anche la presenza significa volere bene una persona, io ci sono. E quando noi ci facciamo vedere da qualcuno è perché realmente ci teniamo, giusto? Sì o no? Per questo noi oggi siamo qui, perché innanzitutto vogliamo dire grazie a Dio che ci ha donato la figura di Sant'Angelo. È sempre lì che vi aspetta e cerca soprattutto di portare tante anime alla salvezza, no? Perché il compito dei santi non è quello di elogiare se stessi, ma è quello di portare sempre a Dio, no? Il santo è il tramite, è questo strumento che il Signore usa per portare tutti a Lui. Per questo nei santi noi vediamo una delle virtù più belle, che è quella dell'umiltà, no? L'umile è colui che riesce a mettersi da parte e lascia spazio a Dio. Un giorno Madre Teresa di Calcutta fu invitata ad una ordinazione sacerdotale e alla fine, prima della benedizione, la invitarono a dire due parole al nuovo sacerdote e lei disse: io ti auguro di essere come il vetro, cioè perché attraverso di te si veda soltanto la presenza di Gesù. Noi santi sono proprio questi, dei vetri grazie ai quali noi riusciamo a intravedere
la persona di Gesù. Abbiamo ascoltato nel Vangelo questa bellissima parabola che Gesù rivolge a coloro che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Vedete, la presunzione purtroppo abita in ciascuno di noi, e quante volte ci riteniamo migliori degli altri, e quante volte ci troviamo a giudicare e a condannare le persone perché mi ritengo più bravo degli altri, no? Infatti, magari io come sacerdote, stando qui da lambone, posso ritenermi migliore, no? Invece non è così. E il Signore, lo dicevamo l'altra sera, cerca sempre di avvicinare a sé le persone peggiori, no? Siccome sa che tanti suoi figli possono fare molti danni, e allora cerca di tenerli più vicino a sé. E Gesù racconta questa parabola. Ci sono questi due uomini, il fariseo, che possiamo dire era il santo dell'epoca, meglio coloro che si ritenevano molto migliori degli altri, e poi c'è il pubblicano, che era il peccatore, è colui che peccava, quindi lontano da Dio, e non meritava né l'amore, né la misericordia, né il perdono. E Gesù ci racconta questa parabola dove il fariseo sta dinanzi a Dio e non fa altro che elogiare se stesso: Signore, io faccio questo, Signore, io faccio quest'altro, Signore, io faccio questo, però Signore, non sono capace di riconoscere ciò che tu fai per me. E questo è il problema del fariseo. Quante volte noi vogliamo fare tante cose per Dio, però poco lasciamo che Dio possa fare qualcosa per noi. Se ci pensiamo, anche questa molto spesso è la nostra preghiera dinanzi a Dio: elogiare quello che noi facciamo per il Signore. Quanto sono bravo! Non lo dico con le parole, però nel mio cuore c'è quella tentazione, no? Di fare tutto per la mia gloria e non per la gloria di Dio. Mentre poi abbiamo questo povero pubblicano che si trova, ecco, all'inizio, fuori quasi dal tempio, che si batte il petto e dice: Gesù, Signore, abbi pietà di me, che sono un peccatore. Gesù dice: quest'uomo viene giustificato, perché quest'uomo riconosce in realtà la sua miseria e riconosce chi ha bisogno della grazia di Dio. Vedete, poche parole ma che riassumano la nostra umanità. Siamo tutti peccatori, siamo tutti chiamati a batterci il petto e a chiedere perdono a Dio, no? Ogni giorno noi pecchiamo. A me fa ridere la gente che viene da noi sacerdoti e dice: padre, io non ho peccato. Dico: è beato a te, io ce n'ho così tanti che mi dovrei confessare ogni quarto d'ora, no? Proprio perché tante volte non c'è la coscienza di ciò che è peccato, no? Già Benedetto XVI, tanti anni fa, da Papa, ci ricordava che il mondo di oggi ha smarrito il senso del peccato. Uccidere non è più peccato, rubare non è più peccato, la guerra non è più peccato. Comprendete? Siamo arrivati alla follia, perché il mondo ha cercato di mettere Dio da parte. Invece, ecco, il Signore ci chiede soltanto di fare spazio a Lui. Vedete, il Signore non è uno invadente, no? Che si vuole imporre, ma Dio si propone sempre al nostro cuore. C'è quella bellissima visione di San Giovanni nell'Apocalisse alla chiesa di Laodicea, dove dice San Giovanni: Gesù è alla porta del cuore e dice: io busso, se uno mi apre io andrò da lui, cenerò con lui, farò festa con lui. Vedete la non invadenza di Dio, perché l'amore, ricordiamocelo, non è mai invadenza. L'amore non si impone, ma l'amore si propone, e poi noi siamo chiamati ad accogliere l'amore di Dio. Per questo il Signore oggi, fratelli e sorelle, ci chiede di togliere ogni forma di presunzione e avvicinarci a Lui con grande umiltà.
Sapete, c'è stato un grande presuntuoso nella storia che era Napoleone Bonaparte. Pensate, lui era nato il 15 agosto, è il giorno dell'Assunta, divenne imperatore, ecco, della Francia e partecipò alla Santa Messa. E voi sapete che il giorno dell'Assunta si legge nel Vangelo il Magnificat. Allora, quando Napoleone sentì le parole della Madonna, ha rovesciato i potenti dai troni, ha disperso i superbi, si arrabbiò. Finita la messa, scrisse un editto dove proibì in tutta la Francia, in tutto il suo regno, di festeggiare il 15 agosto l'Assunta. Dopo 6 anni, sapete cosa avviene? Che Napoleone venne sconfitto, cadde in guerra a Waterloo e in quel giorno lui disse: aveva ragione quella piccola donna, davvero Dio manda a terra i presuntuosi. Comprendete? Ecco perché davvero ci conviene avvicinarci a Dio con l'umiltà nel cuore, senza pretese, ma davvero pregare con il cuore, fratelli e sorelle. La preghiera è il dono più grande che Dio ha messo nelle nostre mani. E quante volte noi non preghiamo, quanto tempo perdiamo a parlare male degli altri, a giudicare, a condannare, però poco preghiamo. Invece il Signore ci chiama alla preghiera, ci chiama a questo rapporto intimo insieme con Lui. Ricordate sempre: un cuore che ama è un cuore che prega, un cuore che non ama è un cuore che non prega. Oggi abbiamo la gioia di avere con noi i fidanzati. Siete sicuri che volete sposarvi, no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Adesso si è sentito. Ecco, abbiamo la gioia di avere questi ragazzi che si avviano verso il matrimonio. Voi sapete che il matrimonio è uno dei sacramenti più belli. Sapete perché esiste il matrimonio? Diciamo, perché Dio si è inventato il sacramento del matrimonio? Perché Dio sa che, umanamente parlando, l'amore tra due persone sarebbe impossibile se non c'è il suo sigillo. Quindi il matrimonio non è altro che il sigillo di Dio sull'amore umano, perché questo amore davvero possa essere eterno, no? Il matrimonio davvero è un grande sacramento. Vediamo purtroppo oggi come tante volte, ecco, il matrimonio viene meno. Quanta gente divorzia, quanta gente decide di lasciare o il marito o la moglie per divertirsi con altre persone, perché sappiatelo che la maggior parte dei divorzi sono causati dagli amanti. Ecco perché il Signore ci chiama alla fedeltà e ad essere consapevoli di quel sì che un giorno diremo dinanzi a Lui. E questo, cari fratelli e sorelle, preghiamo per questi giovani, perché davvero il Signore vi renda forti e vi renda saldi, e soprattutto affidatevi a Sant'Angelo e soprattutto chiedete a Dio di sopportarvi, perché non è facile. Finché uno è fidanzato, sapete, si vede un po' qualche ora, però quando si vive insieme H24, e tante volte escono difetti, no, che non sapevamo dell'altro, e situazioni. E per questo io dico sempre alle coppie che l'ingrediente essenziale perché il matrimonio duri in eterno è il perdono. Se non c'è il perdono in una coppia, la coppia è destinata a morire. Ecco, questo è il mio augurio, che davvero possiate perdonarvi, sappiate accogliervi giorno per giorno e soprattutto sappiate benedirvi, dire: Signore, ti benedico perché mi hai dato la gioia di incontrare mio marito, perché mi hai dato la gioia di incontrare mia moglie. E vi auguro che abbiate tanti figli, perché i figli davvero sono il dono di Dio, sono il frutto dell'amore di marito e moglie, ma soprattutto che questi vostri figli li sappiate educare nella fede per essere dei santi cristiani e, come Sant'Angelo, davvero possano spargere intorno a loro il profumo dell'amore di Gesù.
e affidiamo tutte le famiglie alla Madonna Regina della famiglia. Ecco perché Maria interceda presso Dio, perché ogni famiglia diventi il focolaio dell'amore. In ogni famiglia si deve pregare. Io mi ricordo da bambino che nella mia famiglia ogni sera si pregava insieme il Santo Rosario. Eravamo uniti, ci volevamo bene, ci amavamo ed eravamo disposti a tutto. In una famiglia che non si prega non c'è pace, non c'è serenità, non c'è comunione. Per questo ecco l'impegno che questa sera tutti vogliamo prenderci, è quello di pregare tutti insieme per l'amore e la comunione. Basta, ho parlato troppo. Ora diciamo un'Ave Maria alla Madonna, affidiamo questi fidanzati, tutti i fidanzati e tutte le famiglie, perché Maria sia d'esempio e sia di sostegno nelle prove e nelle sofferenze. Diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della famiglia, Sant'Angelo d'Acri, sia lodato Gesù Cristo. Insieme rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti. Fratelli e sorelle carissimi, la preghiera del povero attraversa le nubi e tocca il cuore di Dio. Consapevoli di essere peccatori, ma pieni di fiducia nella misericordia del Padre, eleviamo a Lui umilmente la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: accogli, o Padre, la nostra supplica. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Per il Santo Padre, sostenuto dalla grazia dello Spirito, riceva forza e coraggio nelle fatiche apostoliche per annunciare il Vangelo della salvezza nella Chiesa e nel mondo intero. Preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Per i governi delle nazioni, abbiano a cuore la ricerca sincera del bene comune, attraverso una politica che promuova gli autentici valori umani della dignità, della giustizia e della pace. Preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Per tutti i cristiani, riscoprendo la grazia del battesimo, esprimano la comune vocazione missionaria, testimoniando la vita nuova del risorto ed annunciandola
fino agli estremi confini della terra. Preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Per quanti scoprono di aver fatto grandi errori nella vita. La consapevolezza del proprio peccato non li opprima, ma li apra all'esperienza consolante e guaritrice del perdono di Dio. Preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Per noi qui presenti, portando la nostra vita sopra l'altare, impariamo ad offrire noi stessi al Padre, nell'incontro sempre nuovo tra la nostra povertà e la sua grandezza. Preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Accogli, Padre buono, la supplica fiduciosa del tuo popolo raccolto in preghiera, e fa che da te giustificati riconosciamo gli immensi benefici del tuo amore, per lodarti con gratitudine ed esaltare la tua infinita misericordia. Noi tutti te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, questo vino, frutti della terra e del lavoro dell'uomo, li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni che ti presentiamo perché il nostro servizio sacerdotale renda gloria al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo Dio, Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna in eccelsis, osanna in eccelsis. Santo sei tu e degno di gloria a Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e i Martiri, il Serafico Padre San Francesco, Sant'Angelo e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Signore mio Dio.
Preghiamo. Si compia in noi, o Signore, la realtà significata dai tuoi sacramenti, perché otteniamo in pienezza ciò che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo l'iniziativa che stiamo portando avanti per questa domenica con Casa San Francesco, un pane mangiato, un pane donato. Fuori dalla chiesa, uscendo, troverete tutti i collaboratori di Casa San Francesco che ci venderanno del pane. Questa possibilità ci viene data versando 3 euro e quindi acquistando un pane e lasciando l'offerta per poter acquistare il pane a chi non ce l'ha. Casa San Francesco, ci tengo a precisarlo, ogni giorno sfama diverse famiglie, porta il cibo presso le loro abitazioni per ben 290 famiglie e distribuisce 230 pasti al giorno nella struttura di Casa San Francesco. Per cui insieme alla preghiera compiamo anche un gesto di carità, un'opera di carità. Vi ricordo inoltre che mercoledì prossimo, 26 ottobre, durante la celebrazione eucaristica delle ore 18, faremo suffragio di tutti i giovani in paradiso. Chiunque ha un'intenzione di Santa Messa da far celebrare si può rivolgere a noi in sacrestia. Sabato prossimo sarà la vigilia di Sant'Angelo. Le sante messe saranno soltanto al mattino alle 7 e alle 8:30. Al pomeriggio alle ore 18 inizieremo la grande veglia che ci porterà sino a mezzanotte, quando celebreremo la prima Santa Messa nella solennità di Sant'Angelo d'Acri. Alle ore 18 celebreremo i Vespri Solenni e la conclusione del novenario. Alle ore 19 l'ora della Madre, la corona dei 7 dolori. Pregheremo davanti al simulacro originale, quello che Sant'Angelo ha consegnato a questa città di Acri il 2 giugno del 1737. Alle ore 21 poi l'adorazione eucaristica per tutti gli ammalati e per tutti i sofferenti. È un momento importante che vive la nostra comunità, perché in questa adorazione eucaristica chiediamo anche il dono della guarigione e della liberazione. Poi alle ore 23 il transito di Sant'Angelo e a mezzanotte, come vi dicevo prima, la prima celebrazione eucaristica nella solennità del nostro santo. Domenica prossima, solennità di Sant'Angelo, l'orario delle sante messe è il seguente: 7, 8:30, 10, 11:30, poi alla sera alle ore 18 la solenne concelebrazione eucaristica, che sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo Emerito di Perugia e di Città della Pieve. Al termine della celebrazione, come sempre, si riaccenderà la lampada votiva che arde annualmente davanti all'urna di Sant'Angelo. È festa, si vede che è festa, ecco perché siamo qui, ma la festa più grande, la festa più bella è vedere questi sorrisi da parte vostra. Alcuni siamo senza mascherine e si vedono gli occhi brillare per la gioia di essere insieme a celebrare l'Eucaristia, per la gioia di festeggiare il nostro santo. E allora quest'anno che abbiamo la possibilità, festeggiamo, perché ce lo meritiamo, perché se lo merita anche il nostro Sant'Angelo d'Acri. E adesso di cuore vi do la benedizione. Il Signore sia con voi. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua benedizione. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita terrena e possiate giungere alla gioia della vita eterna. E per intercessione di Sant'Angelo d'Acri, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Evviva Sant'Angelo d'Acri!
Yeah.